Hola Luzzadores e torbidi intrattenitori di tartarughe, ben ritrovati dal vostro Silver, dal nostro Capitan Findus Silverius, dal pucciosissimo Beppe con le sue zampine a papocchia. E vedete un pochino di novità, e la novità più sostanziale è che dallo scorso video a questo ho, per impratichirmi, provato a fare la missione del Paulumu entrando nella missione di qualcun altro, dando una mano per vedere com'era, se me la potevo gestire appunto in banda. E niente, averla completata ha fatto sì che, anche se l'ho fatta nella partita di un altro, la missione me la dà come completata anche nella nostra. Quindi, visto che il combattimento l'abbiamo visto due volte, visto che è stata solo una questione di mancanza di tempo, visto che più o meno abbiamo imparato a gestire, ne ho approfittato, l'ho superata, così andiamo un filino avanti. Ok. Senti. Sì. Che la stella di zaffiro ti illumini il cammino. Grazie, tanta gioia, tantissima gioia, proprio in fondo al cuore, in fondo al cuoricino, puoc puoc. Come vedete c'è un nuovo look, nuova arma per il Silverius, o meglio, la stessa arma ma con le caratteristiche ferro, piumaggio e via dicendo, caratteristica veleno e niente, l'armatura è completamente nuova, fatta con pezzi di paulumo e fatta anche con pezzi, la corazza fatta con pezzi di un altro coso, quel dinosauro blu che non mi ricordo come si chiama, ma era bellissimo, veramente bello dentro e soprattutto fuori, quindi il suo set è meraviglioso, però non ho elementi abbastanza per completarlo. Allora, vediamo un attimino, aumenta attacco, direi sì. Grazie Cicci. Fra l'altro ho scoperto che anche all'accampamento ci si può nutrire, ci cucinerà la nostra assistente un piatto magari un filino più semplice, per modo di dire, perché sarà comunque una vassoiata di roba sconcia, più o meno delle stesse dimensioni di questa, e gli effetti saranno i medesimi, quindi lo si può fare anche tra una missione e l'altra, eccetera. Come vedete anche Beppe ha le sue belle novità estetiche, semplicemente perché abbiamo combattuto un Ratian nell'arena e niente, avendolo fatto, tanta gioia in fondo al cuore, ci ha dato delle ricompense. Buona fortuna. Grazie, una nuova missione, pelle di vabbè, ne abbiamo. Allora, aspetta, no, dobbiamo parlare con il comandante della terza flotta, che no, vabbè, dobbiamo semplicemente uscire da qua. Benissimo, andiamo a vedere dove ci porteranno queste mirabolanti avventure, che noi una volta che saremo arrivati ci sentiremo dire: Silverius, donde giungi, donde giungi, qui schermate di caricamento come se piovesse, ma noi faremo il taglio e cuci. Ed eccoci. È giunto il momento. Sì. Molto bene. Diciamo di sì. Quindi sarà una nuova esplorazione. Arrivederci. Ah. Fico. Molto fico. Guarda, quasi fighermo, a tratti fighermo. Cosa vuoi dirmi? Taglia e cuci ogni 3x2? No, dai, fa abbastanza la svelta, quindi dovremo farcela. Potrei anche resistere e non tediarvi troppo a lungo, se no qua finisce che continuo a fermare, stoppare il cronometro, poi a finire come l'altro giorno che mi sono dimenticato di farlo ripartire, ci ho fatto la figura anche barbina di mio. E voi direte: Silver, ma tanto te le fai sempre le figure barbine, e ci avete anche le vostre porche ragioni. Dai, su, su, ti fa vedere la striscia che carica la svelta e poi si ferma lì, si ciurla nel manico qui, eh. Uè, signor. Comunque ecco, ho trovato un altro, logicamente portate pazienza, i nomi non sono semplicissimi, se uno non se li segna neanche se li può ricordare tutti. Ho trovato una specie di lupo gigante con la corazza a scaglie, una roba strana, velocissimo, una figata pazzesca, ci siamo messi in quattro a menarlo, siamo riusciti al massimo a tagliargli la coda di cui ha fatto il costumino di Beppe, ma non siamo riusciti a ottenere tanto di più, quindi sarà divertentissimo. Oh, deve essere comodissimo gestire un'aeronave così verticale. Hey, laggiù. Che ne dici? Sifoni everywhere. Trovato parcheggio? Ah, ci mancano i diti. Molto bene. Ce n'ha solo 4 per mano. Quindi anche i piedi disumo, però c'ha le unghie che compensano. Fico, fichissimo. Ah, ok. Io che credevo, io che pensavo.
Bene. Guardate Beppe com'è irrequieto, quanta voglia. E che bei pixel giganti. What? Ecco, praticamente quel coso lì sdraiato morto. Il Gran Giros! Andiamo a farci un Giros? Bellissimo. Qui non sarà una passeggiata. Un campitone praticamente. Faccio io. Faccio io cosa? Prendi! Sì. Boom. Questi si incacchiano, io pistufolo e magari mi prendo anche gli zazichi qua del tiki tiki ciapa ciapa. Si può sempre ottenere tutto con le buone maniere. Lei sì che ha un forte senso pratico, lei è bergamasca dentro. Evviva! Ah, ok, stavo già... Non ci posso credere. L'ho presa nel secchiolo di nuovo. Quindi vedete, la mensa è questa, se noi ci sediamo lei prepara. Va bene, macello torcia. Ok, vediamo di cominciare a sistemarci le cose in maniera interessantevole. Vediamo se possiamo un altro. La valle putrefatta, quanta putrescenza interiore. Quanto schifo, lo sbratto, la mestizia. E altre cose belle che non sto a elencarvi perché se ve le dico tutte poi... Cioè, vedo gli uccelli morti che muoiono. All'effluvio. Bene, quindi sarà una zona tossica. Che bei momenti. Vediamo se possiamo subito tirare il razzo a mazzo. No, ok, perfetto. Dobbiamo esplorare la cacchiacci nostri. Vai, zompa giù. Raccate i segni strani. Troveremo cicoria praticamente, erba soporifera che ancora non sto utilizzando, anche se come detto devo mettermi in testa di ampliare le mie performance con il sussidio di trappole e cosacce varie. Ossa sporche, dobbiamo andare a levare le ossa, un allevamento di ossa, a lavare le ossa. Ok, tanto sai che ti arriverà alle spalle, vero? Siamo alla sagra del ciapalì e ciuccia, no? Sti cacchi! Ok che non ero sceso dall'aeronave con quella di farmi un pinzimonio in santa pace, però così sì, si esagera un filino. Cosa di aminchia è? Ehi, collega! Sì! Ok. Questo mi sa che è un po' una presa per l'aculeo. Ok. Come vedete sono diventato un fighissimo ninja. Questo scureccia! Ci abbiamo il tizio scureccione. Ci ha intontito coi peti. I famosi peti urticanti di cui ho millantato per anni e anni. Vedo che c'è gente che sarebbe anche disposta. Sì, qua siamo alla sagra dello stordo. Ok. Benissimo. No. Grazie. Per ora vedo che non fa i big dannissimi. Ok, io direi che... giusto per... no, cioè proprio ce la dobbiamo cavare da soli, ce la dobbiamo inchiavardare a spazzola proprio. Grazie, ho gradito tantissimo, veramente non avrei saputo far di meglio. Ma dopo un po' la perdi la pazienza o santo cicisbeo? Grazie. Mi sa che dobbiamo usare qualche trappolina ambientale e fargli passare la voglia di scassare il belino a tartufo. Grazie. Vediamo che Beppe è anche più... lui è più reattivo del solito, io sono proprio un citrullo. Un citrullo di citronella, fra l'altro. Vista un Gran Giros, voilà. Tu mi prendi in Giros? Vediamo se dovessi riuscire... Bacello torcia, la vedo grama. Uè, porca!
Non è un mostro che dà molto tempo per riflettere, eh. No. Pensa che sono messo talmente bene che non ho ancora capito qual è la faccia e qual è il culo, che la dice lunga sulla sua bella presenza scenica. Vabbè, abbiamo anche poche mega pozioni. Pessimo errore, Silver, pessimo errore. Un errore che pagherai caro. Parte rotta, sei così delicato nel tuo piccolo. Vai, si è sdraiato sul pancino, è ora di tirargli le pistolettate nel sederone. Cerchiamo di trarre il meglio da questa situazione un po' ambigua. Ok, vai, cerchiamo di scudisciargli le natiche, anche se non ho ben capito in quale punto preciso del suo io siamo atterrati, perché come detto non c'ha le zampe posteriori, è un trogolo, il famoso trogolo adagiato nel crogiuolo di pane. Se ne va? Vabbè, il fatto che se ne vada non è che mi schifi, eh. Ok, se n'è andato là sopra, cerchiamo di seguirlo, anche se non è che sia esattamente la cosa che sognavo di fare da piccino. Allora, vediamo di approfittarne e di tenere comunque l'arma bella appuntita. Guarda lì che bella. Non abbiamo segni di, come si dice, di possibilità di utilizzo del razzo a pupazzo, quindi... Beh. Ok. In fondo sei solo un brutto cinghialone. Ok, ti posso fare anche del male, lo sai? Guarda che fondamentalmente il Silverius è un figo. Ah, ecco, esatto, la nuova armatura ha delle casuali possibilità di ridurre il danno. E questa cosa ci è piaciuta sin da subito, praticamente, no? Mi è venuto bene sin da subito. No. Aia. Vedete che non è neanche raro che capiti, eh. Io ho come la vaga idea che se stiamo qua sopra per un po', se la piglia nel puparuolo... Ehi! Un po' confuso di mio, eh. Vediamo se il bacello torcia sortisce qualsivoglia effetto di irritargli le natiche. No. No. Ehi. No. E poi non sei cattivo, eh. Sei solo brutto. Brutty stupid. Ok. Aia, questo credo abbia fatto del male. Capitan Cirossa ha abbandonato la ciurma. Ecco, ricordiamoci che possiamo anche avvelenarlo, che è sempre una cosa che di par suo ha il suo bel perché. Là. Là. No. Ok. Beppe, quando vuoi, eh. Ah no, c'è la Vigor Vespa. Si contorce in una maniera amorfa. Sta combattendo da solo. Che bello che sei. Oh, grazie. Là. Tacca lì. Là. Mi piace questa dimestichezza che sto prendendo con gli attacchi sballonzolanti. Vediamo se stavolta riusciamo a restargli sul groppon. Dai, tira l'arpion, perfetto. Là. Oramai sono diventato veramente un ninja, un fruit ninja. Come spacco i cocomeri io. Vediamo se serve a qualcosa. Dovrebbe stordicchiarlo quel tanto che basta per tediargli l'anima per sempre. Là. Ok.
vediamo di renderci conto anche che abbiamo bisogno di riaffilare la lama perché facciamo pochissimo danno, però giustamente bisogna approfittare delle situazioni quando ci sono. Non è che io mi confondo perché ha la faccia come il culo, ha proprio la faccia come il culo, eh. Non è un errore di valutazione mio, è proprio lui che è un indeciso, non sa di se stesso qual è il davanti e qual è il di dietro. È una persona colma di gioia e soprattutto non è una persona. Là. Aia. C'è di bello che tante volte ti stordisce in volo ma senza farti big danni. E questa cosa è quantomeno apprezzabile, grazie. Vediamo se riusciamo a trovare qualche risorsina, se Beppe dovesse elargire generosamente, copiosamente cose. Ah, è vero che gli abbiamo scassato un po' di roba, però vatte la pesca dove sono gli altri pezzi. Non mi ricordo dove gliele ho scassati. Vabbè. Molteplici usi, eccetera, eccetera. No! Ehi! Edera, no, ci servirebbe dell'erbetta fresca, del cicorino da insalata. Logicamente noi lo seguiremo fino al tedio e comparirà il Gran Giros che provvederà lui a turlupinarlo. Grazie. Aia. Ecco, le bastonate nelle gengive non le gradisco proprio più di tanto, ma grazie. Là. Che bello, sono caduto sulle mie stesse chiappe e le mie stesse chiappe hanno avuto un effetto curativo su di me. Ho le chiappe lenitive, che è una cosa di cui persino Bonolis potrebbe andare fiero. Non ci provare mai. Ecco, perfetto. Tanto la culacchia te la spatascio lo stesso, quindi non è che devi fare il furbacchione perché adesso sei nella zona palustre e tu puoi approfittarne e io no. Le botte te le do lo stesso perché io sono una brutta persona. Là. No. Porca galera. Ehi. Porco Giuda. Peggio veramente di tutte le storie del pastore e del pescatore messe assieme, no? Un bestione del genere non si era visto mai, neanche nelle fiabole. No. Là. Ciapa lì! E ciuccia lì! E ciuccia là! Grazie! Bellissimo, sei veramente bello e di compagnia, è proprio un cucciolone, veramente, inteso come il gelato, proprio. Perfetto. Prendiamoci anche l'insetto amaro. Là. E la culacchia gliel'abbiamo rotta sapidamente. E il resto che facciamo un po' fatica. Ricordiamoci sempre che il calessino di Beppe è una cosa bella. Può essere usata in più modi e di infilata in più posti, fra l'altro. Il preziosissimo calessino di Beppe. Devo affilare di nuovo la lama. Grazie Beppe, intrattieni gli ospiti cortesemente mentre io cerco di non morire troppo. No. No. Grazie. Lascia fare un momento. Guarda, se hai voglia di tirare un Vigor Vespone, la cosa schifo non mi fa. Però deciditi, grazie. Bellissimo, l'egoista Beppe che se la tira da solo e a noi ciccia. Cosa sono queste iniziative che metti via l'arma nel bel mezzo del presunto tale? Ok. Ciccio. C'è qualquadra che non cosa. Ok, grazie. La cosa bella è che tu pigi, pigi per i pertugi, ma poi negli indugi bugi di cugi fra l'altro.
là, là, là. Ok, là. Vediamo se riesco a creargli un documento, quel tanto che basta per farmi odiare dalla stirpe. No, no. Marcello, ok. Vediamo se... Perfetto. Teggi un documento a profusione. Ok. Là. No. Ho confidato troppo nelle mie capacità acrobatiche. Lui invece nelle sue capacità garontofile è veramente bellissimo. C'ha proprio dello stupore stupendo dentro di sé. Va bene. Questi cosi fanno abbastanza schifo, ma cercherò di non dargli troppa confidenza, diciamo, no? Ok. La cosa bella è che le ossa di mostro sono più o meno uguali in tutti i luoghi, in tutti i laghi, come sempre. Quindi anche il suo bonus da... Ah, ti sei rintanato nel cunicolo, eh? Spertugino. Wata! Scomodon! Là! Ecco. La solita scureggianza stordente. Non oso immaginare cosa abbia mangiato in sto posto palustre, quindi non posso fargli nemmeno delle colpe se ha delle flautolenze moleste. Aia. Beppe, quando ti vuoi beppizzare, dimmelo. E dai. C'ha l'attimo di scureggianza veramente tedioso. Là. Guardate con quanta cattiveria ed arroganza il nostro Silverius, senza veramente, stavo per dire senza colpo ferire, ma in realtà miro a ferirlo con più colpi. Là c'è della roba che sbarluisce, di cui ci occuperemo poi con debita calma. No, ecco. Ah, grazie, non sei riuscito, mi hai solo stordicchiato il papavero. Ma perché metti via l'arma? Non capirò mai questa cosa, questa usanza tipica di celti un po' incelti. Là, io bene o male faccio la stessa cosa di sempre, ma lui ne reagisce in maniera differente. Forse la sua banca è differente, non lo so. Però è tutto intorno a sé. No, aia. Ecco, questo non me l'aspettavo di veramente. No, 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 non è il bel posto per essere stordito. Beppe, pensaci tu. Tira il tuo sifone paraflu. Stammi lontano mentre faccio questa cosa bellissima. Ecco. Per un pelo di culacchia. Che ci piaccia o non ci piaccia. Adesso arriva con la Vigor Vespa. Preziosissimo Beppe con la sua puntualità lancinante. Eccolo. Lo vedo un po' claudicante. Vedo che non sta gradendo molto le nostre attenzioni. Ok, andiamo di mettere via un attimino l'arma e di raccattare la roba che qua sbarluisce a tutindar. L'erbetta bella fresca che ci fa tanto di comodo. Qui non c'è altro, ci sono solo robe brutte, ma brutte, brutte, brutte. Ok, da che parte rampo su di qua? Perfetto. Ah, fra l'altro, ecco, giustamente, io non ho molte difficoltà nell'inseguirlo, però se magari, ciapa lì e ciccia, come sempre. Insetto amaro. Ah, esatto, vai come sempre di cote. Questa attività sportiva del cotizzarti le natiche. Andiamo a vedere quanti insettini a cazzo buffo ci sono in giro. Ok. Tanto non abbiamo altro. Dai, così, 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 così.
non so quanta energia recuperino dormendo, se devo interagirci prima. Grazie. E come un angelo caduto in volo, questo cuore sei, io ti spaccherei, sì sì sì. Là. Ho ricevuto una tessera Gilda ora. Da chi? Why? Bigos. Ok, gli siamo saliti su quella che penso sia la faccia, anche se manifesto ancora i miei leciti dubbi. Fra l'altro dovremmo anche cominciare a mettere in considerazione il discorso del nutrirci un attimino, perché siamo in riserva anche di stamina. Dai, dai, fammi vedere quanto sei in grado di farlo soffrire. Lo so, non è magari il momento opportuno per mangiare, ma tanto lui si rintana nel paciugo. E approfittiamo un attimo. Io pigio il tasto option e vado a sbirciare. Sì, abbiamo ricevuto una tessera Gilda. Vabbè, come le persone intelligenti, no? Vado a guardarci adesso, perché tanto dici non ci abbiamo nulla da fare. Santo Pertugio. Cosa stava facendo? Stava elargendo a profusione cose. Eh sì, avrei giusto bisogno di una Vigor Vespa, ma Cincia Allegra. No, no, no. Ah, fa il trottolino moroso diagonale, fantastico. Una nuova mossa che sarà poi il tormentone dell'estate. Grazie, adesso vediamo di... No, 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 guarda, Beppe di lì, 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 lui che ti ha fregato la merenda, no! Sono un cretino idiota, un besto deficiente, che come perdo tempo io nessuno mai. Va bene, fa niente. Allora, approfittiamone come sempre di... No, no, non sono d'accordo, no, non sono d'accordo con me stesso, tanto che... Perché mi dà fastidio veramente a schermo, scusate, salutiamo Supreme, grazie, perfetto, sì. Un po' macchinoso, ma come sempre il tedio è tutto mio. Dai! Oh, vai. Corri, maiala, corri, speriamo che ci siano delle scorciatoie per arrivare quanto prima da lui, perché non vorrei veramente metterci tutto il video per non arrivare a capo di nulla. Attenzione, qua abbiamo le improntone che ci possono comunque servire. Santo fa cocero, ok. Adesso io salgo di qui. Non datemi tedio in documento, che grazie ne ho già abbastanza di mio. Ho già difficoltà ad esistere. Non ad esistere, ad esistere. Oh, salve! Salve, salve. Non pago di quanto della figura da deficiente fatta prima, cerco di rimpiguare la dose. La gioia dei popoli, urca, bella lì, bella lì, bella lì, gliel'ho tirata bene. Qua un po' meno, però. Grazie, perfetto. Ti ho fatto la giravolta col caschè. Perfetto. Vediamo se riesco a... Smettila di selezionarmi roba vanvera. Grazie. Ok. Ma tieni un bel osti, in questo momento non mi serviva, però mi apprezzo il gesto. Mi serviva adesso, ma l'ho usata per... Grande Beppe, grande Beppe. Non sei sempre affetto da stupidera tardiva. Grazie, bellissimo che ti svegli lui, Ti dia il buongiorno. E ti faccio anche le coccoline, perché lui in realtà vuole solo dei grattini sulla pancia, perché è amorevole lui nel suo piccolo. Ok, mostro ucciso, perfetto, ce l'abbiamo fatta. E già qui mi sento abbastanza fico di mio da dire ho ucciso un Radovan, che è praticamente quel mostro con cui fanno gli occhiali da sole praticamente. Grazie Beppe, intanto che raccatto roba.
Perfetto. E adesso ci resta da avvistare un giro spita, un giro spetto, che non so giustamente donde sia. Tanto raccattiamo schifo come sempre. Basta! Oh, adesso ti meno mentre mi dimeno. Ah, possiamo anche raccogliere cose di Hornateur. Ok, corazza, quindi presumo che sia usufruibile per procreare cose insettivore. C'è di bello che siete bellissimi, veramente proprio belli dentro, perché fuori fate un po' schifo, senza offesa. Ok, cerchiamo di andare a recuperare quanto prima l'altro coso. Diamoci la coda, di sicuro ci faremo cose fighissime, che è fatto apposta per permetterci di... Scusa, ok. Gli item separati danno un item semplice. Perfetto. Erba schiforifera. E adesso andiamo a divagare sul tema nel tentativo di avvistare l'altro ciccio coso, sperando di non metterci di troppo. Andiamo di andare a esplorare luoghi imposti per far cose con gente. Non abbiamo bisogno di cote né di entrecote. Aspetta lì, no, sono altre cose disutili. Edera. Guata! Adoro veramente saltare nei modi più promiscui. Ah, siamo tornati? No, scusa. Beh, giustamente. Io non vorrei doverne menare due, dover ricominciare tutto da capo. Sarebbe veramente bellissimo, guarda. Sarebbe una cosa che ci terrei un sacco a fare, ma anche no, se non ti offendi. Diciamo che ho altre priorità, quindi credo di dover vagare a Vanverona per un pochino, fino a che non vedremo comparire. Con somma gioia, ecco, ho mancato le impronte, però vabbè. Là. Raccattiamo i segni strani. Questo ci segue, ma noi siamo impertugeschi, quindi non abbiamo ritegno alcuno, ci infiliamo nei buchini e sbuchiamo in modo bucolico. Questo porta sempre a salutare il prezioso Pantegana muschiata. Abbiamo trovato anche il facocerino gioioso. Qui. Attenzione. Vediamo un attimino se riusciamo a fare il giro da sopra. Cosa che non escluderei. Ah, beh, dobbiamo sempre comunque e non di meno quantunque. Ozzy! Ciao! È la seconda volta che incontriamo Ozzy, Sotto lampo. Perfetto. Ok, qui non possiamo sperequare accampamenti. Bellissimo, che ci diamo il cambio col facocero, quindi non riusciremo mai a menarti, perché mentre tu entri io esco, mentre io esco tu entri, insomma non ci troviamo mai, no? Magari chiamiamoci una sera per uscire, una pizza, qualcosa fra amici. Che ne dici? Sì, frequento genti strane, per cui figuratevi cosa non deve essere uscire con un facocerino a mangiarsi una pizza. Ah, qua non ci siamo arrivati, quindi oso sperare che possa essere... possa essere... No, sicuramente è meglio non toccarlo, però questi è meglio menarseli così con gioia. Ok, grazie, perfetto. Volevo solo raccattare roba, ragazzi, non è che volevo farmi i fatti vostri. Voglio andarmi a fare un giros. Allora, in passato, visto che erano molto più delicati e sicumerici. Ok, vediamo un pochino qua, se riesco a levarne uno dalle balle. Questo posto è invaso dall'effluvio. Eh sì, non sono stato io, giuro. Evita di respirare. Giurin giurella, non sono stato io.
state fermi col tanto che basta per menarvi. Ok, perfetto. Allora, ancora. Non ci lascerete mai in pace, vero? Vabbè, io rimeno a mazzi da 6, non mi faccio troppi problemi, non mi faccio troppi scrupoli, sono diventato una persona bruttissima. Ok. Dopo spero che mi lasciano in pace quel tanto che basta anche per raccattare i loro preziosissimi e gioiosissimi item. Ok. Ne abbiamo per 15 minuti di raccolta con tutto quello che abbiamo fatto fuori. Pelle di giras, ne arrivano ancora. Ok, bravissimi ragazzi. Raffinos, guarda lì che bel, guarda lì che bel. Guardate che quando ci si mettono anche Beppe e Ozzy sanno i fattazzi loro. Ok, ci resta da intravedere un... grazie! Vabbè, ci siamo ritrovati robe gratis a tutt'andare. Ok, vediamo un pochino se, stando nello schifo qui, riusciremo a raccattare impronte, perché desumo che siano le impronte proprio di chi stiamo cercando noi. Utilizzo il mio intuito femminile a go-go. No. Ehi. Basta! Zompa, devo ancora capire come funziona, perché alle volte schiaccio un tasto e le cose vanno come ti aspetti, altre volte cincia allegra e puccia di secchio, come sempre. Vediamo che l'effluvio è fluvia, quindi è come fare un pediluvio nello schifo. Ok, grazie. Questo sta barcollando, ma non sta mollando, attenzione. Grazie Beppe, quando vuoi, con comodo. Se vuoi tirare un lampione e un lampascione così, con gioia. Quanto sono buoni i lampascioni. Un frutto cremisi. Io, non vogliatemene se in questo momento me ne frego un pochino di Ozzy e Beppe, ma c'ho già i miei problemi. Tengo famiglia, dottor. Ok. Qua c'erano le famose vecchie impronte. Direi che siamo in una situazione veramente schifosa di suo. Però... ma caspì, che fa? No! 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 Sì! Non devo più raccogliere mai più niente per sempre. Perfetto. Questo mi dà tantissima gioia. Individuato! Perfetto. Perfetto. Allora, stare qua in mezzo. Ma guarda, volentieri, volentieri, perché mi sa che è una ditata anche questa di freschezza intorno al dondolino. Però aspetta, se Beppe mi provoca con una Vigor Vespa, io ci provo quasi quasi. Vediamo un pochino se la cosa può avere un senso. O se me lo pentirò a breve. Ma è un cacasotto di suo o lo fa apposta per provocarci e tenderci una trappola e andare nello sbratto schifo? Di sicuro è più forte dei suoi soci più piccini, però quanto sarà forte effettivamente? Sì, ma non credo di avercelo nell'equipaggiamento tedoforistico.
Ah, ho capito adesso, è una bella penalità del cazzo. Ok, cerchiamo di... Benissimo, siamo stati sparaflesciati, abbiamo perso i sensi, veramente una gran gioia, però visto che non siamo costretti a subirci il tedio così da soli, e soprattutto adesso che sappiamo che la null bacca può tornarci utile nel taschino, nel suo essere bel taschino, vediamo un attimino la cassa scorte, niente, non ho ancora ben capito come funziona questa cosa, ma fa niente, non è importante. Va bene Luciadores, siamo riusciti a vagare nello schifo, quindi torneremo gioiosamente alla base, se sarà il caso di costruirci armature, corazze e schifezze lo farò, magari con protezione allo sbratto schifo di sto luogo, e lo farò con tanta tanta gioia in fondo al cuore. Direi che il nostro Silverius, il pucciosissimo Beppe, il praticissimo Ozzy vi salutano gioiosamente, si stanno annusando le terga, e vabbè, cerchiamo di non stare a indugiare troppo nei loro pertugi, lasciamoli fare, hanno le loro, diciamo, gioiose cose da fare. Noi ci vediamo alla prossima, quindi un bel ciao ciao dal vostro Silver. Yeah.